L'avvistamento del Belgio è una testimonianza unica nel suo genere. Per la prima volta nella storia, infatti, l'aeronautica belga svela gli elementi più scottanti di un fenomeno che scienziati e militari non hanno esitato a definire inspiegabile. È il 30 maggio del 1990. A pochi chilometri dal confine con l'Olanda, centinaia di persone, tra cui tre pattuglie della polizia, osservano per diversi minuti l'evoluzione di uno strano apparecchio di forma triangolare. I radar di Glons e Semmerzeig, che controllano il traffico aereo della zona, captano un segnale anomalo. Nessuno immagina ancora quello che da lì a pochi minuti accadrà. Alle 00:05 dal quartier generale dell'aeronautica militare belga parte l'ordine di far decollare due F-16. Gli aerei si portano immediatamente in contatto radar con quello che in seguito verrà definito oggetto volante non identificato. Improvvisamente l'oggetto sconosciuto, passando da 300 a 1700 piedi d'altezza, accelera da 280 a 1700 km orari in un solo secondo, facendo perdere le proprie tracce. Un'accelerazione impossibile per qualsiasi aeromobile di fabbricazione terrestre, che provocherebbe la morte immediata di ogni essere umano, poiché il limite massimo che può sopportare un pilota da caccia è 5 volte più basso. Al termine dell'inchiesta, il colonnello De Brouwer, capo della sezione operazione dell'aviazione belga, rilascia una dichiarazione inquietante. Quando degli scienziati seri dicono che bisogna avere il coraggio di affrontare l'ipotesi di fenomeni di origine extraterrestre, lei come reagisce? Siamo sempre prudenti perché noi abbiamo bisogno di prove concrete, ma questa ipotesi, è chiaro, rimane aperta.